Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video haul interamente dedicato al negozio di casalinghi Casanova. Sicuramente lo conoscete perché è famosissimo e io sono andata in questo negozio perché mia cugina, in occasione del mio compleanno, che è stato ormai un po' di tempo fa, comunque mi aveva regalato un buono regalo da spendere in questo negozio. Quindi io sono andata, ho comprato un po' di cose perché lei è stata molto generosa, quindi io sono riuscita a prendere addirittura quattro cose e tra l'altro approfittando dei prezzi in sconto. Quindi sono riuscita a prendere delle cose che normalmente costavano di più a dei prezzi molto più bassi. Ho ottenuto lo scontrino, anche se io in realtà non ho speso nulla perché sono riuscita a far stare tutto all'interno di questo buono. Però mi hanno comunque lasciato lo scontrino con i prezzi e quindi vi dirò il prezzo di ogni cosa che ho preso. Qui c'è il sacchetto, eccolo qua, ve lo faccio vedere, è gigantesco, eccolo qui. E cominciamo subito con il primo articolo. Cominciamo dalla cosa più piccola. Queste presine che mi servivano perché comunque le mie ormai erano vecchie, non, insomma, non ce la facevo più a vederle, quindi ho cambiato, ho preso queste che sono rosse con una specie di stellina bianca all'interno e hanno il bordo bianco e grigio, sempre con lo stesso motivo. Queste stanno bene nella mia cucina, mi piacevano e vi dico il prezzo. In origine costavano 5,50 euro, io l'ho pagate 3,50 euro. E quindi questa è stata la prima cosa che ho messo nel mio carrello. Poi ho preso un'altra cosa che mi serviva tantissimo perché io ce l'avevo, ma ormai era vecchia, ed è la bistecchiera. Questa, ho preso questa di forma rettangolare, quella che avevo prima era rotonda, però volevo cambiare un po', volevo prenderla rettangolare. Questa è 24x34 cm, è abbastanza grande, però insomma noi comunque mangiamo spesso carne alla brace, carne cotta ai ferri, quindi è una cosa che comunque utilizziamo molto e volevo appunto che fosse abbastanza grande. Questa ha un materiale particolare che trattiene il calore in un modo ottimale per la cottura della carne, almeno questo è quello che c'è scritto qua, poi vi farò sapere. Non l'ho ancora utilizzata perché volevo farvela vedere così sigillata come in origine, e anche questa devo dire che è stata un grande affare perché il prezzo originale era di 37,50 euro e io l'ho pagata 14,90 euro. C'era uno sconto del 60%, quindi direi che è stata una cosa eccezionale, anche perché io non credo che avrei speso tutti quei soldi per una bistecchiera normalmente. Quindi, approfittando di questo sconto, anche se comunque era un buono regalo, non credo che l'avrei utilizzato tutto solo per la bistecchiera. Quindi, insomma, è stata una cosa positiva. Poi ho preso i bicchieri perché questi erano forse la cosa che mi serviva di più, perché io sono riuscita a rompere tutti i bicchieri che avevo. Cioè, io non so come faccio, ma riesco sempre a rompere i bicchieri. Questi sono particolarmente belli. Vediamo se riusciamo a romperli tutti, anche questi. Io spero di no, perché sono veramente belli, sono tutti colorati. Infatti mi piacevano tantissimo, hanno tutti questi colori, quindi ogni bicchiere ha un colore diverso. E davvero quando li ho visti mi sono abbastanza innamorata di questi bicchieri. Ve li faccio vedere perché comunque sono carini, però prima vi dico il prezzo. I bicchieri costavano 14,90 euro e io l'ho pagati 10,90 euro, quindi insomma un affare anche questo. Mi piacevano, come vi dicevo, perché sono colorati, hanno questi colori così accesi e ognuno ha un colore diverso. C'è blu, poi c'è rosa fucsia, diciamo, questo colore qua. Poi c'è un viola che sembra simile a quello di prima, ma in realtà è un pochino più scuro. Abbiamo il verde, verde speranza. Poi c'è arancione e giallo, eccoli qua. E questi secondo me sono veramente molto carini. Insomma, quando li ho visti ho pensato che volevo avere questi bicchieri. L'ultima cosa che ho preso è un piatto da portata rettangolare che mi piaceva tantissimo perché ha i fenicotteri disegnati sopra, eccoli qua. Questo a me piaceva veramente tantissimo e siccome io li utilizzo tantissimo i piatti così, perché comunque quando cucino il secondo con il contorno io li metto sempre in tavola su un piatto di questo genere, quindi ho pensato comunque di comprare questo perché con questi fenicotteri mi sembrava veramente adorabile. Io poi amo particolarmente il disegno dei fenicotteri, ho anche un peluche a forma di fenicottero, quindi insomma è comunque un animale che mi piace.
E questo piatto, quando l'ho visto, ho detto no, questo deve entrare nella mia cucina. Inoltre c'era tutta la serie con i fenicotteri, c'erano le tazze, c'erano i barattoli, c'erano i piatti, però io ho la casa troppo piccola e non ho potuto prendere tutto il servizio, ma mi sarebbe piaciuto. Vi dico il prezzo anche di questo. Questo costava 14,90 euro, io l'ho pagato 9,90 euro, quindi insomma sono riuscita a far stare tutto all'interno del buono regalo. Era un buono regalo di 40 euro e io sono riuscita a prendere oggetti per 39,80 euro, quindi insomma sono avanzati 20 centesimi, però sono riuscita proprio a farci stare tutto e sono molto contenta di questa cosa. Questo era il regalo di compleanno di mia cugina, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti perché mi faceva piacere condividerli. Fatemi sapere nei commenti se anche voi acquistate da Casanova. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.